Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è andato nell'Aretino per incontrare il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, i cittadini e le imprese e fare il punto sui danni subiti nell'evento alluvionale di sabato 27 e domenica 28 luglio. La Regione ha proclamato l'emergenza regionale e auspica che il governo la trasformi in emergenza nazionale stanziando fondi per interventi urgenti. Nel caso da Roma non arrivassero contributi, Rossi ha comunque promesso che la Regione finanzierà le opere necessarie alla messa in sicurezza. Lo stato d'emergenza a prima occhiata riguarda qualcosa come 20.000 persone, qualcosa come 4 zone industriali che sono state colpite e nelle aree residenziali ovviamente bisogna mettere nel conto le attività commerciali, bisogna mettere nel conto anche gli artigiani. Quindi pensiamo che ci siano ragioni per chiedere per Arezzo e poi anche per i comuni di Abbadia San Salvatore e di Chiusi la dichiarazione dello stato d'emergenza. Il presidente, presente ad Arezzo insieme agli assessori della sua giunta, ha fatto sapere che la prossima settimana verrà aperto in città, negli uffici del Genio Civile, uno sportello per aiutare private aziende a compilare i moduli per richiedere i danni. L'emergenza è superata, ora c'è da ricostruire e da ristorare le famiglie e le attività commerciali. Su questo, siccome lo dico perché è bene che lo sappiano le famiglie, non c'è tempo da qui a venerdì di fare il conto della spesa. Procederemo con una stima sommaria del danno alle abitazioni dei cittadini, ma si comincino a preparare a fare il conto della spesa perché successivamente sarà loro chiesto di dimostrare quali sono i danni subiti. Se il governo nazionale deciderà di riconoscere lo stato di emergenza, conseguentemente il Presidente della Regione Toscana diventerebbe commissario, preparerebbe su tutto questo un piano. Noi siamo disposti come Regione anche a metterci ulteriori risorse a quelle già messe e tutto potrebbe essere fatto garantendo che nell'arco di 6 mesi possono partire con procedure accelerate che altrimenti non ci sono i lavori principali.